E apriamo questa conferenza stampa, tanti relatori, saremo telegrafici tutti, per dare buona sostanza, il benvenuto a questa ulteriore iniziativa dedicata ai musei e alla morte. Lo scorso anno, nello stesso periodo, ricorderete, in piazza oltre 100.000 persone. E a volte bisogna essere attenti ai dati e non appunto a quello che intorno ai dati si ha. Questi sono dati che rappresentano un successo tanto più evidente quanto più marcato dalla presenza giovanile. I ragazzi sono entrati nei musei, non perché non c'entrassero, perché si è costituita la possibilità alternativa. Cinema, teatro, va bene, il non far nulla va un po' meno bene per non dire peggio, e al non far nulla ha detto va bene, sono gratuiti i musei, andiamo a vedere i musei dove ci sono degli eventi, realizzati dall'assessorato della cultura, dalla sovrintendenza, dal SEDEMA, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, dalle forze culturali presenti in un spirito e un segno di una grandissima collaborazione che proprio lo scorso anno, ricorderete, il 21 aprile, vedeva cadere un muro ideale, un muro che divideva il foro romano dal foro dei fori imperiali, la competenza della sovrintendenza comunale dei fori imperiali, la competenza della sovrintendenza statale fori foro romano. Quest'anno addirittura reilluminato per il futuro. A chi mi chiedeva, i colleghi delle televisioni, del radio, della carta stampata, che mi chiedevano poco prima di entrare in conferenza stampa, il perché? Io come un CD rotto, e mi perdonerà Stefano Cipriani, grande maestro, grande amico, un CD rotto nel senso, ripeto, sempre le stesse cose, ossessivamente, mi sembra. Ebbene, e mi sembra di più, è bene che i musei si tolgano questa, ferma restando, sottosegretario Gino, assessore Coppi, la tutela, la salvaguardia del bene, noi siamo qui per quello, però è bene dare una sponderatina ai nostri musei, alle nostre aree archeologiche, per fare in modo che diventino quello per cui sono nate, frequentate dalla gente, aperte al pubblico perché al pubblico appartengono, in maniera degna, in maniera corta, in maniera raffinata, questo deve essere. E le resistenze che abbiamo sempre un po' trovato nei 35 anni di carriera che mi precede, negli anni della sovrintendenza comunale, devo dire che in quest'ultimo biennio, grazie a un rapporto comune tra Ministero, assessorato, voi, eccetera, eccetera, queste cosiddette esistenze sono sempre minori. Il monumento appartiene a tutti. Diventa un'alternativa, la possibilità di un'alternativa.